sera ai telespettatori di, di L'Aquila al Centro e di 8. Questa, questa sera eh, siamo in compagnia di un illustre personaggio aguilano, molto noto non solo all'Aquila ma in Italia e vorrei dire nel mondo, senza tema di essere eh, smentito, che è Gabriele Lucci. Con lui, per chi lo conosce, eh, già immagina che parleremo di cinema. <coughs> Ma sarà come dire, un parlare di cinema eh, rituffandoci eh, nella storia della, della città, nella storia dell'Aquila, in particolare tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. E in quel periodo, l'Aquila è cambiata, è cambiata la società aquilana. Eh, verrebbe da fare un paragone storico: nel XIII secolo, quando l'Aquila fu fondata, fu il contato, che fondò la città e la fondò soprattutto per motivi economici, al di là dei miti che poi sono stati costruiti sopra, fu fondata perché c'era gente che aveva bisogno di essere libero di fare affari sostanzialmente. Negli anni 60 e all'inizio degli anni 70, all'Aquila l'industria di Stato, che poi noi ricordiamo come Italtel, ma insomma prima c'erano state altre esperienze, eh, è una sorta di, quasi di rifondazione della città, perché il contado, le persone del contado, gli uomini e le donne del contado, che si riversano sull'Aquila, perché di Daltel eh, a un certo punto aveva oltre 5.000 operai, uomini e donne, e con l'indotto praticamente intorno a quello che poi... Abbiamo chiamato polo elettronico, ruotavano circa 10.000 persone. Quindi è una città che cambia, è una città che, un po' esce dalle mura, dalle mura storiche, e quindi ci sono altre esigenze, ci sono altri fermenti culturali, fermenti culturali che già c'erano dall'inizio degli anni 60. L'Aquila ha una grandissima tradizione musicale una grandissima tradizione teatrale, e alla fine degli anni 70 esplode il fenomeno eh, cinema. E, come esplode ce lo facciamo raccontare proprio da Gabriele, cioè oggi non, non parleremo tanto di, di, di alcune vicende successive che pure hanno caratterizzato eh, diciamo, la parabola delle vicende Cinema all'Aquila, ma parleremo di quel periodo storico particolare e, con, eh, e quindi la prima domanda che faccio a Gabriele Lucci è eh, come nasce e come si sviluppa questa frenesia del cinema che poi porterà a una grandissima esperienza che è quella di Città in Cinema ma innanzitutto è bene contestualizzare un po' eh, perché negli anni 70 è vero che erano anni di piombo no? eh, quindi con l'assassinio di Moro, quello Calabresi la scorta dello stesso Moro e tra l'altro gli anni 70 avevano raccolto l'eredità dei 60, della decade precedente, che era stata caratterizzata da un'atmosfera molto, come dire, effervescente, anche se poi segnata, marcata dalla primavera di Praga, dalla contestazione del 68, ma gli anni 70 in pratica avevano esasperato, portato all'estremo alcune Diciamo alcuni suggerimenti, tra virgolette, degli anni 60, e caratterizzando questa decade dei 70 con forti tensioni generazionali. e Per quanto riguarda la parte, diciamo, cinematografica, era quella degli anni 70, è stata quella del, degli Spielberg, dei Lucas, della febbre del sabato sera, giusto per dare una collocazione anche cinematografica. La chiave di volta, che poi per calarci nella realtà nostra, quella abruzzese aguilana in particolare, è, è, diciamo si evidenzia, è più evidente, acquisisce un connotato interessante con la sentenza della Corte Costituzionale del 1976, perché in quel momento viene liberalizzata l'etere e in quel momento, alla fine degli anni, a metà degli anni 70, noi ragazzi esordivamo inaugurando il primo cineclub della regione Abruzzo, eh, che presentava in pratica 3-4 spettacoli al giorno, sempre per tutto l'anno. Eh, un periodo molto interessante, perché contemporaneamente si viveva belliss una bellissima stagione teatrale e musicale. L'esperienza del Cineclub è stata importante perché è stato diciamo, il giusto viatico per allargare gli orizzonti. E alla fine degli anni '70 nasce La Città in Cinema, che è questo festival internazionale, che prende un po' in contropiede tutti, anche a livello nazionale e eh, internazionale. E dove la caratteristica, la formula diciamo, particolare metteva in luce l'architettura della città, perché poi, perciò, città in cinema, perché veniva eh, messa in mano alla, ai direttori di fotografia, ai registi, agli stessi attori, eccetera, in, veniva. Eh, a caratterizzarsi, a prendere un connotato molto forte, che era quella della partecipazione non solo del pubblico ma anche della, della, de, dei luoghi della città. E, e questo significò qualcosa per cui calamitò moltissime persone fino ad arrivare nel 1985 con 20.000 presenze. Ecco, significò qualcosa anche a livello diciamo, di critica cinematografica, un, una maggiore consapevolezza dello sguardo. E, e da lì poi eh, venne fuori la lanterna magica e via via l'accademia, la film commission un sistema cinema fino ai giorni d'oggi. Città in cinema, Gabriele, voleva andare oltre lo schermo in qualche modo, no? perché noi come dire, fruitori normali di, 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 di un film, ci soffermiamo spesso su, sugli attori, al massimo sui registi. E invece Città in Cinema, come dire, voleva guardare dietro le quinte e quindi c'erano sceneggiatori, c'erano soprattutto maestri della fotografia, vorrei dire maestri della luce, perché poi tu ci insegni che la luce nel cinema ha un ruolo fondamentale, la musica. E anche il fonico per certi versi no? ecco però vorrei che tu ci raccontassi la scintilla da cui nasce da cui nasce questa iniziativa cioè che cosa che a un certo punto probabilmente tu ce l'avevi già in mente tu e, e chi magari era vicino a te e collaborava con te magari nel cineclub però a un certo punto c'è un'occasione un'occasione fortunata che fa partire un meccanismo che porta all'Aquila il Meglio del cinema mondiale. Ma bisogna risalire al poco più di vent'anni. In pratica, io, a proposito della cultura teatrale e musicale, io seguivo moltissimo il Teatro Stabile e conoscevo Luciano Fabiani. Allora, per addentrarsi un momento nel, nel, nel nelle cose, nelle pieghe del, del privato, diciamo così. E avevo chiesto a Luciano di farmi seguire Tonino Calenda perché, comunque, mi volevo avvicinare a questo mondo dello spettacolo. E insomma, insistendo, poi alla fine Luciano mi aiutò e eh, mi catapultò a Milano, Corso Sempione, dove. Tonino stava registrando l'agente segreto di Corrad con Glauco Mauri. Conobbi eh, una segretaria del, di redazione della RAI perché era sigla RAI. La quale mi presentò un allora prestigiosissimo direttore della fotografia, Luciano Tovoli noto e passato nella storia del cinema per una bellissima sequenza finale con Jack Nicholson. Nel film Professione Reporter. E allora parlando con Luciano, io cominciai a seguire Luciano nei vari set. Uno di questi set eh, fu quello con Carlo Verdone ed era il primo film di Carlo Verdone. Nel tragitto, ogni mattina, Parlavamo di cinema e cominciamo ad avvertire, cominciamo ad avvertire questa, questa diciamo, assenza, questo non eh, tenere più in considerazione eh, il, come dire, la costruzione dell'immagine, cioè in pratica la, come si arrivava a creare un'immagine cinematografica. Il disvelamento di questa macchina cinema fu poi in pratica l'oggetto e, e la filosofia del festival stesso, per cui ci venne in mente di trovare un luogo dove si potesse parlare di questo, e cioè delle varie professioni, di come ognuno concorre a creare e a produrre un'immagine, quindi a svelare attraverso questo dietro le quinte qualcosa che i giovani non conoscevano e di cui non avevano mai sentito parlare, ma non solo a livello italiano, ma a livello internazionale. E facemmo questa prima edizione della città in cinema, ma non... Ma Luciano poi fece arrivare un tir carico di corpi illuminanti, cineprese e cominciò a scaricarlo a terra. Si fermarono pochi passanti, diciamo una cinquantina di persone. Non avevamo né internet né i soldi sufficienti per comunicare al mondo, anche perché non ci pensavamo più di tanto. Ma fummo presi talmente in contropiede che. Nel giro di... ci fu un passaparola internazionale per cui arrivò l'inviato di Le Monde, poi su Deutsche Zeitung e poi tutti diciamo, i report eh, fatti dai quotidiani nazionali, oltre che dai più importanti a livello internazionale, fino alla Bibbia che è Variety da Los Angeles. E arrivavamo appunto mano a mano ad essere invasi da, da tutto il mondo, per cui furono, mi ricordo, presenti 26 nazioni, 20.000 persone in una sola edizione. Avevamo grandissimi problemi di collocazione di queste persone, per cui eh, non solo furono riempiti il, gli alberghi, ma dovevamo chiedere agli amici e ai parenti di ospitare del, dei, dei ragazzi. Insomma, è stata una bellissima esperienza, ma ripeto, ecco qui ritorniamo. Probabilmente quello che ho fatto nel cinema insieme ai miei collaboratori, insieme agli amici miei importanti, come dicevo prima, l'avrei fatto forse ugualmente, ma sicuramente con minore consapevolezza. Questa, questa plusvalenza mi deriva dalla frequentazione degli ambienti teatrali, musicali e culturali degli anni 70. E, e quindi mi sono fatto forte di questa realtà, anzi ancora prima quando Peppino Giampaolo aveva messo su eh, il, il, la scuola di cultura drammatica. Ecco, questo, questo humus, questo campo così fertile è stato, diciamo, il, ciò che mi è servito per andare, per andare oltre, avere uno sguardo e collocare un po' su un crinale un pochino come dire su un orizzonte più dilatato alcune proposte per fare in modo che sì si parlasse di cose relative al nostro luogo perché il coinvolgimento era poi di tutta la nostra città ma andare oltre per, per poter parlare anche a livello nazionale e internazionale ecco quindi è importante avere una, a disposizione come dire un una piattaforma così eh, foriera di novità, di cultura, così come è stato per me, lo dovrebbe essere per i ragazzi oggi. Questo è l'auspicio. Eh, Gabriele, in un'intervista di qualche anno fa racconti di, di problemi che alle origini con il Cineclub avevate avuto addirittura con i gestori delle sale cinematografiche perché pensavano che voi togliavate eh, spettatori in realtà poi con Città in Cinema il cinema massimo sostanzialmente diventa centrale no? in tutto e quindi è come, è come dire da quell'esperienza di Cineclub a Città in Cinema si fondono degli interessi anche se vogliamo e la città tu lo, lo hai detto spesso nei primissimi anni diciamo fino al 1985 risponde alla grande nel senso anche la politica vi appoggia evidentemente anche qualche sponsor vi appoggia, poi a un certo punto si rompe qualcosa. Ma purtroppo siamo alle solite nel senso che si è assistito negli ultimi decenni, diciamo così, in via generale a una esasperazione della lotta politica interpartitica. Voglio dire che si è distolto lo sguardo dal bene comune per arrivare a, come dire, a guerreggiare uh, per la supremazia di un partito rispetto all'altro, di una corrente rispetto all'altra. E questo naturalmente ha creato delle, 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 delle defaianze, nel senso che è stato ed è sempre più difficile, anche se in buona fede da parte del, dell'amministrazione e della politica, stare attenti a ciò che succede su un territorio perché si è attratti misurabilmente da quello che ti mette davanti l'avversario. E quindi, eh, questo per arrivare a dire che cosa? Che i primi eh, come dire, tentativi di collocare all'atere un festival così importante per la città e per il cinema internazionale vedono protagonisti proprio i partiti. Perché eh, Tullio De Rubes, sindaco allora della, della città dell'Aquila, mi chiamò e mi disse: Gabriele: guarda, mi dispiace molto ma si è rotto l'accordo tra i due partiti maggiori, cioè allora, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Che evidentemente nel, nel, nei loro colloqui avevano raggiunto sempre un certo equilibrio per supportare. Mi dispiace, disse. Don Tullio però eh, a questo punto diciamo non è più pensabile, se volete continuare continua però con fondi molto limitati, insomma ecco questo. E io me ne facevo una ragione nel senso che questo impedimento eh, costituiva un vero e proprio ostacolo al, a mantenere un certo livello ed è stato lì che sono riuscito poi a livello... Politico istituzionale a creare, a contribuire alla creazione della Lanterna Magica, facendone un'istituzione stabile. Nel senso che poi il mantra fu: è vero che voi adesso ci volete fare fuori, però è anche vero che non potete fare a meno, soprattutto in un settore dove non esiste nulla nella regione a, a quell'epoca. Fare fuori eh, tutta una proposta culturale cinematografica eh, attraverso un'istituzione che esiste, che è la lanterna magica, eccetera. eccetera. Ecco, questo per dire, questo è all'origine del problema. Ma devo dire che in quel momento, quindi, dopo l'esperienza del Cineclub, che chiuse purtroppo dopo tre anni con i miei cari amici, senza nemmeno un, un contributo di una lira, eh, allora per questa diciamo associazione, poi anche l'essere eh, messi da parte, nonos nonostante, non che mi nonostante non avessero dei pretesti possibili, nel senso che non ci si poteva agganciare o a debiti o a una non corretta gestione o a, o a un insuccesso della, della manifestazione. Questo mi amareggiò molto perché eh, ovviamente dissi vabbè, ma se andava così bene, tant'è che un mio amico mi disse Gabriele fattene ragione perché evidentemente il festival è talmente riuscito bene che non si può più rifare. Quindi in questo c'è una, una politica mio per, perché eh, andrebbero tutelate eh, quelle istituzioni che si accreditano sul territorio attraverso delle delle manifestazioni e degli eventi importanti quindi anche perché poi quando si perde un'istituzione come diceva in un'intervista di Chagy il famoso eh, direttore d'orchestra alla Scala eh, poi non la ricostituisci più cioè vuol dire è un treno che passa e che perdi la perdita in, diciamo, in sequenza di, alcuni, di, al, di, alcuni, mh, di alcune istituzioni o comunque alcuni momenti devauvera e finisce per rendere più misero il, il territorio che invece potrebbe essere la base di lancio e anche la risposta a tanti movimenti giovanili che pongono sempre poi lo stesso problema e eh, la, la società e la politica che dovrebbero dare delle risposte adeguate. Eh, noi sappiamo che eh, l'aquila del post sulla cultura ci punta molto. Se si punta sulla cultura eh, bisogna crederci, eh, bisogna puntare magari sulle cose vere e importanti che, che fanno parlare eh, della città in giro per l'Italia e per, eh, per il mondo. E quindi l'auspicio è che magari quegli errori non vengano, non vengano ripetuti. Però vogliamo chiudere questa chiacchierata con Gabriele Lucci parlando eh, della sua attività, perché poi... Finita Città in Cinema, è chiusa l'Accademia dell'immagine, de dell eccetera, ma Gabriele è continuato ed è ancora nel mondo del cinema. Eh, ha scritto importanti, ha scritto libri diciamo, fondamentali su alcuni autori. E qui c'è Dante Ferretti, lo scenografo, due volte premio Oscar, su Vittorio Storardi, l'abbiamo già citato, la luce, la fotografia, ma soprattutto Ennio Morricone cioè la musica del cinema, il top della musica del cinema. E Gabriele ha scritto una, credo che abbia scritto tante cose su Ennio Morricone, ma ha scritto una biografia con foto che abbiamo qui tra l'altro, e, e quindi chiudiamo parlando di Ennio Morricone, di come hai conosciuto Ennio Morricone, di come lui, tu l'hai detto tante volte, ti ha aperto le porte di casa, cosa che tra l'altro non faceva a, a tutti, anzi forse non faceva quasi a nessuno. Io scrissi eh, a Ennio Morricone, non lo conoscevo, dicendo che sarebbe stato molto bello fare un libro insieme. Cioè, voglio dire, eh, fino ad allora erano usciti, e poi sono usciti anche dopo, molti libri, interviste o comunque libri su Ennio Morricone, magari nemmeno conoscendolo proprio da un punto di vista critico. Io ambivo a qualcosa di più, e cioè a buttare fuori sul, diciamo, sul tavolo tutto quello che aveva egno scrivendo con lui un libro, cosa che lui non aveva mai fatto. E in realtà i miei amici del giro anche cinematografico a Roma, Milano e altrove e dicevano carta che Brian scorda te lo vecchigno, è molto è anche un po scorbutico non lo fa non, non perdi solo tempo passarono alcuni mesi da quella lettera e poi ricordo come adesso stavo sul raccordo anulare e mi arriva una telefonata dice sono morrigone e inchiodo la macchina <ride> e dice vabbè allora facciamo sto libro e mi preso in contropiede non me l'aspettavo ora ci demmo, mi ricordo ci demo un appuntamento a casa sua, allora stava a Via Araceli vicino Piazza Venezia ultimamente si sì. era trasferito all'Euro fu un qualcosa, un'alchimia fortunata perché in realtà io trovai un uomo molto mite, molto disponibile, assolutamente non scorbutico ehm, ma mi accorsi soprattutto di quel feeling immediato per cui nemmeno io, io non gli ero antipatico quindi Voglio dire, era nata subito una simpatia reciproca. Esposi questa, questa, questo procedere, questo, questa sequenza di eh, contenuti e soprattutto lo convinsi a aprire il suo studio. Tra l'altro, lui aveva lo studio sempre chiuso a chiave dentro casa e <ride> ciondolavano ste chiavi, e aprendo questo studio. Uscì fuori tutta la sua vita professionale, anche metaforicamente parlando, nel senso di tutta una serie di ricordi, di esperienze, di premi, di conoscenze a livello internazionale, di, del mito Ennio Morricone. Perché eh, allora non aveva ancora vinto un Oscar. Quando noi eh, terminammo il libro, fu lo stesso, nello stesso momento. Dettero a Ennio l'Oscar alla carriera e poi ultimamente, proprio un po' di anni prima della sua scomparsa, l'Oscar per il film di Tarantino. Ma la cosa diciamo simpatica era questo coinvolgimento, questa empatia. Ed era un uomo che si emozionava moltissimo a tal punto che alcune volte mi diceva: che, beh, Adesso ti faccio sentire un pezzo. Andava al pianoforte e si emozionava eh, quando suonava alcuni nel suo repertorio, alcuni passaggi importanti per la storia del cinema. Ennio era molto, molto ammirato a Hollywood, ma a livello mondiale è stato un punto di riferimento. Il ricordo che ne serbo è di un uomo molto sensibile, professionalmente ineccepibile dal punto di vista... Non dico del, della musica, ovviamente, che è per scontato, ma anche dal punto di vista professionale, nel rapporto con me, che è stato lungo, perché si tratta di due o tre anni di lavoro, in cui io, convincendolo a parlare, a dire, a mostrare i suoi materiali, addirittura le sue mm. eh, composizioni proprio originali, e, mh, ho colto ho, mi è sembrato di scorgere nel, nell'uomo sì il genio ma anche la mh, grande disponibilità anche perché non è sempre così facile nel mondo dello spettacolo trovare persone molto molto disponibili no? spesso so, mh, non hanno voglia di parlare o di non essere coinvolti più di tanto e, e invece Coenio è stata un'esperienza molto, molto bella quello che posso ricordare anche è che lui era mattiniero, per cui l'appuntamento telefonico per prendere poi eh, gli orari e il giorno in cui ci vedevamo. Telefonavo la mattina alle 8, ma lui si alzava molto presto. E, e talvolta portavo de, della cioccolata con i miei collaboratori, portavo, perché lui era ghiotto di, di cioccolato e così anche durante il periodo natalizio, puoi immaginare, però ecco, per ritornare sul personaggio Morricone, io credo che mh, davvero sia stata una, un, una pietra miliare nel mondo del cinema, pur tra l'altro non parlando inglese, pur tra l'altro eh, non frequentando i set, come diceva lui. Ma eh, preceduto e seguito da, da questa sua grande genialità, da questa sua grande capacità eh, espressiva, era anche molto fermo nelle proprie posizioni rispetto a, a, a quelli che professionalmente lo avvicinavano, per cui. Non è che potevano pretendere da Egno, eh, sai perché non mi fai una musica alla, non lo so, tipo Ciacoschi in questo pezzo, cioè, perché naturalmente lui era lui e come voleva interpretare lui il, il film, non eh, mettersi al servizio in quella, mani in quella maniera. Però ecco, eh, per dire, io cito Clint Eastwood perché... Uh, fece una sorpresa all'Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles eh, il giorno prima dell'assegnazione dell'Oscar dell e, e lui stesso andò a riceverlo. Eh, Clint Eastwood, che naturalmente era legatissimo a Morricone, e gli fece addirittura da traduttore nel momento del, quando fu dato il, gli fu dato a degno l'Oscar. Ecco, eh, la, la, la parentela con il mondo del cinema era talmente forte da parte di Ennio che, chiudiamo qua dicendo che talvolta la sua musica precedeva le immagini, come nel caso del rapporto con Sergio Leone. Talvolta è successo che Sergio Leone avesse eh, in qualche modo creato l'immagine dopo aver ascoltato l'interpretazione di, di Ennio allora grazie a Gabriele Lucci per questo bel ricordo di Ennio Morricone per i ricordi dell'Aquila di qualche decennio fa e credo che l'Aquila forse anche su, su, su Morricone eh, dovrebbe in qualche modo avviare qualche iniziativa per ricordarlo perché eh, Morricone è un grande come ci ha detto Gabriele Lucci e un po' della sua luce potrebbe anche ricadere sulla nostra città grazie e alla prossima puntata